Ciao ragazzi, namaste. Ieri è venuto un account fake sulla mia pagina che ha cominciato a mandare, cioè ha postato lo stesso messaggio su un sacco dei miei video. Ho fatto anche fatica a cercarli, poi cancellarli tutti, in quale diceva di segnalare tutti i video di Claudio, di fare al modo di chiudere il canale, di spiegava, che non sto qua a spiegare, come fare passo a passo, perché tanto è anonimo e chiudiamo il canale. Ragazzi, ma siamo arrivati a questo punto? Ma se non vi piace una persona, non la guardate. Dove, cioè, a parte che se dopo non lo seguite e vi esce nei suggerimenti e tu scrivi non mi interessa questo, cioè scrivi c'è la possibilità di dire questo, non ti esce più quella persona lì. Ma per amor di Dio, arrivati a questo punto. Poi adesso, a parte tutto, cioè che ci sta sfottimento così, Claudio cos'ha, Daniel cos'ha, casa Pampa, casa in trozzo. Beh, ci divertiamo ragazzi, alla fine è una presa per il culo, ci divertiamo. Cioè, ma arrivare all'odio, questo è proprio odio. Cioè, non è... Ma dai ragazzi, per favore. Poi, io ho sempre detto che io sto rivalutando Claudio. Claudio dentro non è una persona cattiva. Non è una persona cattiva. Perché vedete, fa disi con me. Perché lui dentro mi vuole aiutare a crescere il canale. Perché mi nomina quasi in tutti i video. E cioè, se fosse una persona cattiva, è quello lì, come cavolo si chiama? Gabriele May. Il homeless è cattivo. Perché io scherzando ho detto dai aiutami a crescere, ma scherzando ragazzi ho detto dai, non lo so, non ricordo nemmeno come, ma visto che era sul mio canale e ha fatto un commento ironico e ha messo quelle manine che applauda così, cioè per me è ironico quando uno mi sorpassa e fa il figo sulla strada, lo applaudo ironicamente. Così ha fatto anche lui, visto che sono cresciuto mi ha preso per il culo. E quando io ho detto ok, se sei qua dai prova a aiutarmi a crescere, no? E lui non manco mi ha nominato, non ha fatto niente. Quella è cattiveria, quello è un uomo cattivo dentro, non Claudio. Claudio lo sa che parlando di me mi fa crescere. Claudio non è una persona cattiva, ragazzi. Che gli piace fare dissing, si diverte, perché tanti ci sono i haters, che già mi rompe i coglioni due parole, haters and dissing. Questo che facciamo noi, che ci prendiamo per il culo, è tipo un modo di socializzare con le facce, invece di scrivere su Facebook o non lo so, anche lì si può fare video, però... Dai ragazzi, siamo una grande famiglia tutti, non è che per arrivare a chiudere, dai chiudiamo il canale a questo qua. Ma ragazzi, ma andate a fanculo, va. Andate a fanculo, cioè non ci sto su questi giochi così. Non perché a un certo punto può capitare a me, non per quello. Ma è perché, ma vi rendete conto a che livello siamo? Ma che cazzo è? Non ti interessa, sai, vai oltre. Cioè neanche a me non piace quando parla sempre di soldi, ma porca troia se è noioso. Ma lui ha quella fetta di follower, di seguaci, che piace questa qua, a fare i conti in tasca. Che cazzo ne so, saranno tutti commercialisti, saranno tutti ragionieri, non lo so. Però a me non piace. Però quando salto, cioè non è che guardo tutto il video quando comincio a dire salto fino a quando vedo che è qualcosa di interessante. No, non mi piace questo atteggiamento, veramente, cioè sono veramente
non so come dire, cazzo. Mi viene da vomitare. No, non si fa così, una schifezza. Comunque, tanto non l'ha cagato nessuno. Secondo me. Poi dopo è sparito subito, perché era la foto con Claudio, è messa il nasone da clown rosso così. Cioè, proprio quella foto che ha Claudio nel profilo. Profile. Vabbè, niente, questo volevo dire. Ragazzi, ho parlato con un pilota di parapendio in Nepal. Ho parlato su Facebook, poi dopo siamo andati, abbiamo parlato in Skype. Magari facciamo una bella iniziativa. Volevamo, cioè, è stata la mia iniziativa, ma ho parlato con lui. Poi vi spiego dopo in un altro video. Adesso questo è per altre cose. Ciao. Affanculo. Haters. Ma non sono haters, sono bimbi minchia.